Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap, finalmente per provare assieme il nuovo Vegeta Super Saiyan 4 LR. Eccoci qua ragazzi, qua il team. Abbiamo Vegeta Super Saiyan 4 LR, Majeta LR, il nuovo Vegeta fisico. Ragazzi, mi piace un sacco sto Vegeta fisico. Giochiamo in team anche Goku Super Saiyan 4 per un semplice motivo. Gli manca il buddy a Vegeta LR, che brutto. È la cosa più brutta della Vegeta's Family. Mancano i buddy per questo Vegeta LR. Comunque abbiamo anche Bra e infine abbiamo Tarles, perché Tarles comunque fa parte della Vegeta Family. Non vi ricordate che è lo zio di Vegeta? A parte le cavolate, comunque andiamo ad usare il team di Vegeta, ragazzi, contro l'evento di Broly fisico. Vediamo, oh, un ability 2, perfetto. Qua comunque il team, andiamo ad usarlo. Vediamo un pochino se le turnazioni partono subito alla perfezione. Vegeta, il nuovo Vegeta Scouter a turno, mi piace un sacco, lo voglio usare, però va insieme a Majeta. Quasi un obbligo. E in più sì, manca Rageta. No, non glielo metto, non mi rompete. Rageta non sta nei miei team. Chi? Vabbè, che non importa. Rageta non sta nei miei team, mi dispiace, non lo gioco. Non lo gioco Rageta, può stare lì dov'è. Non ho assolutamente voglia di dargli delle orb. Ok, key per Majeta. Vediamo un attimino comunque le turnazioni. Abbiamo... ok, un turno buono. Ok, va bene. Sono abbastanza buone le turnazioni, va bene. Forse vediamo il team perfetto verso terza fase, probabilmente. Vediamo un pochino comunque. Vediamo un pochino Vegeta STR subito. Doppio buffer, non è che prova a far tanto in questo modo, però... teniamo Bulla per ora. Sì, dai, teniamo Bulla in team. Ecco, 24 key. Guardate, cioè, ragazzi, è una presa in giro, veramente. Queste due carte sono una presa in giro per quanto riguarda il key. Boom, 24 key. 3 orb uguale 24 key. Va bene, non c'è problema. Sono veramente ridicoli. Per quanto riguarda il key, confronto alle controparti dell'anno scorso, Vegito e Gogeta LR sono letteralmente molto più facili da mandare in 24. E invece Vegito e Gogeta, un po' di problemi ci possono essere. L'additional di pugni crit l'ha ucciso, ok. Che possono essere un attimo problematici, perché per il fatto che comunque avevano solo la meccanica con le orb rainbow, quindi può essere più difficile mandarli in 24. Questi no, 3 orb STR in 12 key uguale 24 key. Sono ridicoli, sono veramente ridicoli questi due PG. E comunque in generale anche le orb rainbow lo aiutano. Bene o male si va quasi sempre o in 18 o in 24. Quella è la cosa bella di queste due LR. Tutte e due molto semplici da mandare in 18 o in 24. 24 ovviamente è il target da mandare sempre. Andiamo un attimino quanti danni. Il cretino. È entrato il 5 crit, ok, a posto. Ora si stanno mettendo a posto finalmente le turnazioni. Finalmente. Ci vorrei anche vedere, alleluia più che altro. Facciamo solo questo per ora. Sì. Oppure ci teniamo... No, ci teniamo Vegeta ancora in turno. Dai, facciamo in questo modo. Ci teniamo Vegeta in turno. Vai Majeta, linki anche un pochino con Vegeta LR. Vai! 3 milioni e 6! Vai! Fai esplodere tutti! Stannato, tra parentesi. Vai! Amo Majeta. Cioè, finalmente abbiamo il team con i Vegeta. C'è cioè Majeta. Poco da fare, Majeta prende il suo spazio lì dentro e dice: salve! Mi chiamo Majeta. Tiro 3 milioni e 6, va bene? In un 13 key, quant'era? 14, boh? È bellissimo. Majeta mi piace veramente... troppo, ragazzi. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo già l'active skill, però io la terrei per ora. Io la terrei ancora perché dopo voglio fare una cosa un attimo particolare e voglio ridere. Oddio, non riesco a dargli... no, peccato. No, vabbè, ok, mettiamo Goku primo. Mettiamo Goku prima. Io voglio farvi capire questo. Cavolo, niente. Sono scese male le orb. Vabbè. Ragazzi, cioè... 4 orb. Un orb STR sono 4 orb. Non c'è cosa più bella di questa. Un orb STR. Cioè, è assurdo sto PG. Sti due PG, a prescindere. Sti due PG. Per quanto riguarda quello, vabbè, grazie. Goku.
Per quanto riguarda quello, un orb sono 4 orb STR o AGL, sono veramente ottimi, 24 key quasi sempre assicurata, sono veramente belli da giocare. Non hanno alla fine problemi di key, che se uno li mette di fianco, uno che non linka key, ma li linka tutti gli altri, va bene comunque. Ciao Vegeta. Finalmente abbiamo l'active skill. Allora io direi di fare prima questo. Va di Vegeta. Anche quello ability 2, vediamo un po'. Vai Vegeta, final shine attack. Vai. L'animazione lenta. L'unica cosa che mi dispiace è che questo non è 2x. L'unica cosa brutta. 2 milioni. Ciao Vegeta. È bella, l'active skill è bella. Peccato solo che è una volta partita, quindi bisogna un attimo giocarsela. Però è del danno gratuito praticamente, quindi sotto quella cosa ci stanno veramente tanto. Cavolo, sono andato in 18 con Mageta, non è bello, però vabbè. Quella è una cosa molto buona di questi due PG. Grazie mille, Broly. Grazie. È una cosa bella alla fine. Ci sta. È un danno. Però credo che queste siano le prime skill. Le prime active skill. Quindi nel senso, sono fatte in questo modo. Probabilmente con il tempo vedremo anche qualcos'altro di diverso. Nel senso, qualcosa tipo un buff. Attivi l'active skill e attiva un buff per tutto il team. Si spera tutto il tempo. Robe così, pensate voi dei buff permanenti. Cioè tipo voi attivate la active skill. L'active skill è più 30% attacco e difesa sempre. Sarebbe la roba più broken che esista in questo gioco. Ciao Vegeta! Io voglio one shottare Broly. Cavolo, ci arrivo, eh. Vediamo un pochino. Perché comunque il mio ability free, quindi bene o male, se non critta dovrebbe essere su 1,5 milioni. 1,5 milioni di danni. Che è difficile anche calcolare un attimo quanto danno fa, eh. Quella è la cosa più difficile. Difficile calcolare. Ok, 2,3 milioni. Va bene. Dovrebbe essere comunque attivo completamente, Vegeta. Dovrebbe comunque essere attivo completamente la passiva dell'80% d'attacco, se non sbaglio. Andiamo, c'è anche Bulla. Abbiamo Link, Goku, Super Saiyan 4. Vai. 3,3 milioni. Ok, Vegeta è molto carino. Vegeta è molto carino, c'è veramente poco da dire. Boom! Addio Broly. È stato bello. È stato veramente bello Broly, sei durato molto. Mamma mia, Vegeta ci sta ragazzi. Mi piace molto come PG, mi piace forse anche di più di Goku. Non tanto per il team. L'unica cosa è il team che ancora un po' di problemi li ha, nel senso. E vabbè, abbiamo Rageta finalmente con una category, però yeah. Rageta, chi se ne frega. Ragazzi, comunque, direi che per questo video di Dragon Ball Z Dock and Battle versione Jap è tutto, ragazzi. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sulla pagina Twitter. E in più, ragazzi, vi ricordo che sono in live quasi ogni sera alle 21 sul canale Twitch, ragazzi. Andate a mettere il follow, link in descrizione al canale Twitch, ragazzi. Vi aspetto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.